autorizzazione. Certo che poi deve essere il sindaco, deve essere la regione Lombardia, deve essere la provincia, cioè gli organi competenti che possono legiferare a mettere un freno a tutto questo. Cioè non è possibile che gente che è stata votata per andare lì a decidere cosa fare e a fare le leggi giuste per la popolazione poi alzi le mani e dica: noi non possiamo fare niente perché c'è l'autorità competente, che è la regione piuttosto che la provincia. Vabbè, allora se il gioco è questo, la sussidiarietà che è prevista dalla Costituzione non esiste, e allora vuol dire che la provincia e la regione è meglio togliere. Faustini come fa a riprendere i lavori se la sentenza non è ancora arrivata? Il Consiglio di Stato lo fa a suo rischio e pericolo, ma Faustini sa che qualora dovesse perdere questo ricorso, comunque lì non tirerà via nulla. Perché io lo sfido a tirar su tutti quei blocchi di amianto che ha già posizionato, anche perché non sono inertizzati, non sono dentro delle celle di cemento, sono semplicemente avvolti dai teli di plastica. Ma questo non basta comunque, non ci sono solo queste inadempienze. Voi vedete questo terrapieno qua, questa è una discarica di inerti contenente una cella di amianto. Lì sopra non andrebbe depositato nulla, perché una discarica quando è fatta va protetta, altrimenti il carico superiore rischia di sfondarla. Il terreno cavato, non tutto, ma parte del terreno tirato su da questa parte, è stato depositato tutto lì sopra e lo vedete bene, perché qui è molto alto il terrapieno, indietro un pezzo il terrapieno è molto più basso. Perché questo materiale è stato depositato in questo modo, in maniera del tutto incoerente con quelle che sono le regole e le norme per il rispetto della sicurezza. Su questo terrapieno, adesso c'è solo questo terreno qua, ma fino a un paio di anni fa c'erano anche tutti i materiali di proprietà di Faustini che ora sono depositati, non so se li avete visti, in un campo qua all'inizio della via. Avrete visto delle casette prefabbricate, quelle che si usano nei cantieri, degli avanzi di macchinari, dei New Jersey. Erano tutti depositati lì sopra, nessuno ha mai controllato che su questa discarica non venisse depositato nulla, e tutto quel materiale lì è stato tolto solo dopo un intervento nostro del Comitato Spontaneo contro la Nocività, che aveva fatto un presidio permanente qui davanti per impedire la realizzazione di questa discarica. Abbiamo visto questa inadempienza, l'abbiamo segnalata e l'ARPA è venuta, ha fatto smontare tutto, ma fino ad allora, da quando era stata chiusa la discarica, nessuno era venuto a controllare e nessuno ancora viene a controllare. Questa è una discarica che contiene anche amianto, che nessuno, manco Faustini che ha il dovere di mantenerla in post gestione, nemmeno lui fa alcun controllo. L'ho chiesto io personalmente all'ingegner Capretti, che è l'ingegnere tecnico comunale, quello che tra l'altro adesso è indagato anche per la questione di Via Rose, del PCB e quelle cose. Gli ho chiesto io personalmente chi controlla, chi fa dei controlli, li vengono fatti, e lui mi ha detto: no, assolutamente lì non si fa niente, e questa contiene amianto e sarà lì in eterno, e i nostri figli, i figli dei nostri figli avranno da addosso la preoccupazione di chiedersi: ma e qua cosa ci sarà qua sotto, come andrà a finire l'amianto da qua, o qualunque cosa ci sia sotto verrà fuori, ci sarà del percolato, ci saranno dei problemi futuri alla nostra salute. Se Faustini gestisce in questo modo una discarica di inerti contenente amianto, come gestirà, come la sta facendo adesso, e come gestirà poi la post-gestione di questa discarica? Quali controlli farà? E un domani, se dovesse per caso fallire, visto che la situazione di tutti questi imprenditori in questo momento non è rosea, a chi resterà sulle spalle la gestione di questa discarica, che è una bomba a orologeria praticamente piazzata in una zona dove si dovrebbe, e nel PGT è previsto, costituire un parco, il parco delle cave che io sto cercando. Lì sopra una pianta che una non si può mettere, perché non ha lo spazio per piantare radici, non ha lo spazio per sopravvivere, e se anche mettesse radici sarebbe pericolosa per quello che sta sotto. Quindi qui avremo un altro pezzo di terreno dove non si potranno mettere alberi, dove non si potrà fare nulla. E andando avanti di questo passo, tutti i buchi che qua intorno vedete diventeranno altrettante discariche, dove semplicemente potranno crescere delle piantine, dei cespuglietti, delle erbette, ma dove i bambini non potranno giocare, dove sarà pericoloso muoversi, dove nessuno saprà che cosa c'è sotto, perché alla fine si controlla. Li vengono fatti come vengono fatti a questa discarica qua, veramente siamo nella pazzia più totale, dove è pericoloso muoversi, dove nessuno saprà che cosa c'è sotto, perché alla fine se i controlli vengono fatti come vengono fatti a questa discarica qua, veramente siamo nella pazzia più totale. Devo essere sincera, siamo veramente allo sbando da questo. È una cosa vergognosa. Sì, io volevo solo farvi notare un'altra cosa.
prima di conferire in discarica l'amianto, tutta la cava doveva essere recintata da alberi ad alto fusto. Se voi guardate lì ci sono degli alberelli che avranno sì e no un anno, e l'albero ad alto fusto serviva proprio per evitare che eventuali filamenti di amianto potessero uscire e trasbordare oltre questa discarica. Anche questo è una irregolarità piuttosto evidente, non capiamo perché ARPA o chi per lui o il sindaco non si facciano forti di questa situazione per cercare di bloccare il signor Faustini, che ha tutto l'interesse a conferire discarica con queste modalità, cioè non rispettando quelle che sono le regole del conferimento in discarica. C'è qui comunque l'avvocato Garbarino che vi annuncerà l'ultimo... Non c'è nulla da annunciare. No, purtroppo non c'è nulla da annunciare. Devo mettermi con lo sfondo? Ah, capito, come le... Dai anche la corona di... No, per fare la sagra della primavera non vorrei farla. Allora, no, purtroppo la situazione è desolante, devo dire, perché la regione continua a non rispondere sulle nostre istanze di revisione, e noi abbiamo fatto ben presente che, visto che hanno già cambiato due volte il parere sul fondale minimo della discarica, non abbiano le idee chiare sulla distanza dalla falda, e nonostante questo non vogliano riaprire l'istruttoria su questo aspetto. In più rimane sempre in regione l'annosa questione delle distanze tra le costruzioni e il bordo della discarica, perché qui siamo di fronte a un impianto per rifiuti non pericolosi che dovrebbe essere a distanza minima di 200 metri dalle abitazioni, e invece questo è a distanza molto inferiore, lo sanno tutti, lo dice anche Faustini. Ma la Regione Lombardia continua a dire che, trattandosi di rifiuti di amianto impacchettati e quindi comunque trattati con alcune cautele, questa distanza non può essere rispettata. Cioè, in pratica, quindi siamo di fronte a un atteggiamento di tolleranza. Se a questo atteggiamento di tolleranza, che e evidentemente in questo momento purtroppo viene avallato anche dal Consiglio di Stato, perché abbiamo fatto tre istanze di prelievo, cioè per la fissazione immediata dell'udienza di merito davanti al Consiglio di Stato, e non abbiamo avuto risposta alcuna. Abbiamo fatto due istanze alla Regione Lombardia perché rivedano l'istruttoria, perché è un'istruttoria che lascia molte perplessità. Per esempio, anche il discorso dell'intitolazione della discarica in corso d'opera, voi qui leggete distanza per, di discarica per rifiuti non pericolosi, è stata modificata solo nell'autorizzazione finale, dopo che per anni tutti hanno parlato, Regione, ARPA, eccetera, tutti hanno parlato di discarica per rifiuti non pericolosi, che vuol dire una specifica cosa e ha delle sue implicazioni di carattere normativo. Bene, è diventata discarica per monorifiuto contenente amianto, che è una definizione che esula da qualsiasi considerazione di legge, ma è così un'interpretazione dei funzionari della Regione Lombardia. Allora, ecco, su questo anche lì abbiamo chiesto, ma rivedete un momentino, ci hanno detto sì, stiamo rivedendo un momentino sulle cautele, però su questa situazione non si pronunciano. L'ultimo a non pronunciarsi è il Comune di Brescia, perché il Comune di Brescia, quando è stata autorizzata la discarica, non aveva un piano di governo del territorio, poi però aveva un piano regolatore. Adesso ha un piano di governo del territorio, un piano di governo del territorio che, nonostante alcune riserve, prevede il parco dello sport. Allora c'è da chiedersi anche qui, ma di fronte a questi interessi, visto che tace il Consiglio di Stato, tace la Regione, tace anche il Comune di Brescia, nel senso che
abbiamo il Comune di Brescia, adesso ha uno strumento di governo del territorio, e faccia il governo del territorio e non lasci che il suo territorio venga modificato a piacimento di altri e per operazioni che hanno esclusivamente un carattere economico, perché questa è un impianto fatto per guadagnarci, per guadagnare, tenuto conto che la Regione Lombardia da un certo punto di vista sta drammatizzando ed enfatizzando il problema amianto, però dall'altra parte dove sono gli impianti e dove è la dotazione per lo smaltimento dell'amianto? Gli impianti sono pochissimi, uno di quelli più importanti doveva essere Cappella Cantone, ma poi per le note vicende giudiziarie legate anche al nostro onorevole regionale, sapete tutti di chi parlo, quella discarica al momento attuale è bloccata e sembra perfino tramontata. Quindi qui si pone anche il grosso rischio che le cose dopo anche le prime 80.000 tonnellate vadano avanti, e se vanno avanti qui noi ci ritroviamo in una zona di sviluppo urbano della città e dove sono previste anche degli impianti, delle cose che potrebbero essere anche qualificanti per il territorio della città, andiamo a fare le discariche dell'amianto. Io prima ho sentito appunto che qualcuno diceva: poi cosa ce ne facciamo di questo pezzo di terra, ammesso e non concesso che tra due anni come sarebbe previsto si fermino, cosa ce ne facciamo? Magari sale in altezza, faremo un altro grattacielo o qualcosa di simile. Adesso, battute a parte, il problema quindi è anche quello di vedere il Consiglio Comunale e il Comune di Brescia, diciamo nelle sue espressioni politiche, che cosa intende fare, visto che si era impegnato a seguire la questione con una deliberazione, con un ordine del giorno votato, se non sbaglio, nel maggio scorso da parte del Consiglio Comunale stesso. Rimane il discorso della Procura della Repubblica. Io due giorni fa ho depositato un'istanza di sequestro legata al fatto che comunque, come credo vi sarà già stato detto, le modalità di smaltimento non ci sembrano quelle che sono previste nell'autorizzazione. Mi sembra che siano andati un po' per le vie brevi, abbiano saltato qualche passaggio, che evidentemente le cose non siano conformi a come viene autorizzata. Noi lo abbiamo fatto presente alla Procura della Repubblica, ci aspettiamo che la Procura della Repubblica ci dia una risposta sotto questo profilo. E effettivamente va dato atto che tutto quello che evidentemente le cose non siano conformi a come viene autorizzata. Noi lo abbiamo fatto presente alla Procura della Repubblica, ci aspettiamo che la Procura della Repubblica ci dia una risposta sotto questo profilo. Il problema, la domanda che faccio io è: c'è un'altra istanza di sequestro che è stata depositata alla Procura della Repubblica. Chi l'ha fatta? Perché le istanze di sequestro, avvocato Garbino, se no, vengono anche convogliate, bisogna seguirle a livello di procura, di magistrati, perché molte volte quando si scrive a Regge ci sono due magistrati che vengono assegnati che fanno la stessa cosa, ma nessuno sa niente. Bisogna fare un certo tipo di attività per dire ai due: guarda che c'è una di qua, eccetera. Cosa che non è stata fatta. Allora, per questo chiedevo all'avvocato Garbarino a che punto è la situazione di quel sequestro. Allora, in forza di questo dico, la prima cosa da fare è, io faccio il tecnico, sono libero professionista di questo ponteggio, chi l'ha montato? Non è a regola. Vigili urbani, verbalizzate, date subito la multa a chi ha fatto questo ponteggio, lo fate rimuovere e andate ad adempiere esattamente all'impegno di fare un ponteggio a norma delle altezze che permettono ai cittadini di verificare di qua e anche di là. Certo. Questa è la domanda che ho fatto. È stata fatta questa segnalazione da parte vostra? È stata fatta? No, non è ancora stata domanda, fatta. A domanda si risponde generalmente. La risposta nostra però è giusto, e noi abbiamo intenzione di farla, così come abbiamo intenzione di chiedere l'apertura della strada, perché la strada è pubblica. Esatto. E non c'è un'ordinanza di chiusura qui della strada, dovrebbe essere esposta, non c'è, quindi io sarei libera di attraversare. Ma il mio problema non è solo quello di denunciare alle istituzioni le manchevolezze della
proprietario. Dove avvocato Garbarino, siamo andati a denunciare però l'attività di questa azienda e di altre del gruppo a Trento, alla procura di Trento. Ci figuri lei dove siamo. Il mio problema è quello di denunciare al pubblico, non tanto alle istituzioni, ma a tutti quelli che sanno e quelli che ci guardano, che le istituzioni sono complici, perché è compito loro venire a vedere e non lo fanno e aspettano che sia il cittadino ad attivarsi. I cittadini al mattino si alzano, vanno a lavorare, hanno la famiglia, hanno i figli, hanno mille cose di cui occuparsi e sono costretti dalla assenza, dalla assenza continua e costante delle istituzioni ad occuparsi di cose che in fin dei conti dovrebbero essere seguite da chi prende centinaia di milioni all'anno, perché tanto per dire, io non so, i dirigenti ARPA piuttosto che i tecnici del comune, l'ingegner Capretti, tanto per fare un esempio, è sul sito del comune, prende 100.000 euro. Vuole che le dica il collegamento tra attuale amministrazione e Faustini? Ma anche quella precedente, attenta verifica da parte dell'amministrazione comunale. Non il discorso è che bisogna denunciarlo ogni giorno, giorno dopo giorno, istante dopo istante. Quindi noi dobbiamo fare la denuncia del punteggio, ma molto più importante è denunciare l'assenza completa delle istituzioni che sono pagate da noi per fare quello che dopo dobbiamo fare invece lo stesso. Le faccio una domanda: lei avete fatto la denuncia alla procura contro l'amministrazione comunale, o meglio i dirigenti degli uffici competenti a queste verifiche? Voi l'avete fatto? Noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto lo sciopero della fame per parlare col sindaco. Il sindaco ci ha detto che avrebbe controllato tutta l'esecuzione, tutto l'iter e seguito in comune, anzi ci ha detto che l'aveva già fatto. Ma no, ma è perché lei non lo sa. Abbiamo avuto il contatto diretto con il sindaco. Allora a me risulta che sono stati notevoli contatti. Il problema è sequestrare un cantiere quando è in questa situazione e sequestrare un cantiere quando è pieno di Eternit. Poi che cosa ne facciamo di tutta quella roba lì, a quel punto lì? Ho sentito ieri un'intervista di uno che della presidenza del comitato, mi sembra, del Codisa, e dice, è perché quando poi arriva qui la roba, poi indipendente da quello che succederà al Consiglio di Stato, anche se vinciamo, noi bei coglioni, se dovesse esserci una cosa, deve essere bonificato il sito. Per fare la bonifica la prima condizione è che gli ettari devono essere spostati. Chiaro, non è che anche se il Consiglio di Stato ci dà ragione, spiego, no, ti dà ragione, dice che poi sono due cose completamente diverse, il Consiglio di Stato ti dà, eventualmente si esprime su un parere amministrativo, cioè sta dicendo se l'autorizzazione rilasciata dalla Regione va bene o non va bene, è conforme o non è conforme. Un'altra cosa è la questione dell'indagine del reato penale, se i pacchetti di Eternit così come arrivano sono conformi a come devono essere, come la legge statuisce, se ci sono dei percolati nelle falde, se le mitigazioni e l'attrezzatura del cantiere non è conforme a quello che deve essere. Questo è un altro aspetto, per cui potrebbe bene l'assurdo essere che il Consiglio di Stato ti dà torto dicendo no, ma l'autorizzazione della Regione va bene, il problema è che Faustini non ha adempiuto a quelle che sono le disposizioni di legge per mettere in attuazione l'autorizzazione della Regione, per cui il cantiere è sequestrato lo stesso. Capisci? Allora, sono due, si fa un tutto un calderone, si butta dentro tutto un calderone, ormai è come se siete qui attaccati al posto del Consiglio di Stato. No, il Consiglio di Stato ha ammesso anche che lo perdi, non hai perso niente, non è che hai finito la tua battaglia. Allora, perso il Consiglio di Stato vuol dire che la Regione Lombardia avrebbe fatto quello che sarebbe giusto. Giusto? La battaglia non è finita qui, c'è ancora la crisi. Allora, le disposizioni della Regione Lombardia sono delle attuative di leggi che l'Unione Europea ha stabilito, per cui potrebbe essere che facendo un'istanza all'Unione Europea dicendo adempiuto in modo corretto le vostre disposizioni eccetera eccetera, l'autorizzazione della Regione, punto di domanda, e loro potrebbero dire che non vanno bene, come molto spesso succede. L'Unione Europea molto spesso bacchetta la Regione Lombardia in particolare, ma si può dire tutte le amministrazioni italiane, perché non vanno in adempimento del regolare attuazione della legge 241 del 90. Se gli chiedo che cos'è la 241 del 90 non lo sa nessuno. La 241 del 90 è la legge con cui tu ti rapporti a un'amministrazione comunale. Quando tu vuoi andare in un comune, voglio accedere a quella pratica perché voglio delle copie di documenti, devi fare una domanda. Quella domanda è fatta ai sensi del 241. Il comune deve risponderti entro 30 giorni. Sì, ti do l'accesso, sei legittimato, io sono quello del comitato, sto facendo le mie battaglie, sei legittimato ad avere i documenti. Io vengo dalla Germania,
voglio accedere al fascicolo, e dico no, assolutamente, te non puoi accedere al fascicolo perché non sei niente. La Regione Lombardia, l'Unione Europea invece dice che in situazioni di questo tipo tutti possono accedere agli atti della profatta, tutti. Vuol dire che se arriva un americano, okay, che ha preso la residenza nell'Unione Europea, nei paesi membri dell'Unione Europea, ha diritto di venire qui a prendere tutti i documenti della profatta. Capisci? L'Unione Europea, nei paesi membri dell'Unione Europea, ha diritto di venire qui a prendere tutti i documenti della profatta.